pozzetto di l'automobile Globulo Rosso e il suo skipper Alessandro Bursi. Alessandro Bursi è un nome famoso dell'altura italiana. Che rappresenta questa regata in questo contesto per te e per il team dietro? Ma per noi è prima di tutto il ritorno all'offshore, che è una delle nostre specialità. Noi abbiamo finito adesso il campionato italiano assoluto sulle boe, ma comunque abbiamo fatto tantissimo offshore con Globulo Rosso negli ultimi anni, a partire insomma da Palermo, Monte Carlo, Giraglia, Tre Golfi, e quindi è un ritorno importante. Ci fa molto piacere essere qua in un contesto comunque storico, perché la partenza della Roma Giraglia ha rappresentato tanto per la vela d'altura italiana, e comunque ci fa piacere andare a girare lo scoglio di Capo Corso, che comunque rappresenta sempre un riferimento. Come funziona un equipaggio su una barca tutto sommato piccola? La differenza tra regatare tra le boe e una regata lunga così? C'è qualche cosa che cambia a bordo? Beh sì, c'è molto. Partiamo dal numero di equipaggio e prendiamo una persona, perché sulle boe siamo in 7 e nell'offshore siamo in 6. Allestiamo la barca diversamente, perché Globulo Rosso viene organizzata con le cuccette basculanti, con i teli antirollio, quindi alla rega anche sbandati la barca diventa molto più vivibile. Chiaramente un gioco di vele un po' più completo, ma imbarchiamo il computer per fare il routage, e insomma siamo ben organizzati per riuscire ad avere anche qualche dato in alto mare con il telefono satellitare, intermatica, insomma siamo organizzati per cercare di rimanere connessi in maniera tale da poter aggiornare costantemente la meteo e quindi le varie scelte tattiche. Presentiamo un po' l'equipaggio. È sempre lo stesso equipaggio da 10 anni, Alessandro? Ma con diverse integrazioni, perché alcuni di loro erano 10 anni fa poco più che poppanti praticamente, però diciamo i ragazzi sono nuovi, i vecchi invece sono sempre più vecchi, ma stanno qua. Allora abbiamo Nello Tagliafierro, che lavora praticamente a prua insieme ad Angelo Pizzella. Okay. Passate la mano quando vi chiamo. Eccoli qua. Poi dopo c'è Luigi prua. De Luca, che è anche il nostro velaio della 216 Maker, perché la barca è imbelata 21 Sailmaker, Gianmarco Zamuner, che è l'uomo di peso, sia come esperienza che come raddrizzamento, diciamo fa il matossage, e lavora alle scotte chiaramente, quindi un ottimo trimmer, e poi abbiamo la vecchia volpe, che è Pierfrancesco Di Paola, che è il secondo timoniere nonché tattico. Benissimo, avete già guardato, hai parlato di routage, avete già guardato un pochino le sì, previsioni? Sì, proprio adesso che sei arrivato stiamo facendo l'ultima analisi di routage. È una recata diciamo molto divertente, perché chiaramente questo centro, piccolo centro depressionario, a seconda di come si sposta cambia molto le carte in gioco, in più ci sono le isole, l'influenza dell'Elba con il Monte Capanne, insomma molto divertente, però ci stiamo facendo un'idea, insomma. Sarà un bel grattacapo e un bel gioco sull'acqua, mi sembra. Sì, assolutamente, regata molto divertente, giusta lunghezza e con diverse insidie strategiche, insomma.